Slotty, innanzitutto buon compleanno, visto che oggi fai 15 anni. Ti abbiamo disturbato prima della gara per sapere com'è il percorso. Spiegacelo tu. Diciamo, questo percorso si adatta, diciamo, a un velocista, cioè questo tutto piatto, tranne la presenza di un cavalcavia. Quindi prevedi un arrivo in volata? Secondo me sì, adatto ai velocisti, però di sicuro ci sarà qualcuno che vorrà far andare via la fuga, di sicuro, per portarlo a casa. Perfetto, vediamo a fine gara se hai avuto ragione. Speriamo. Grazie, in bocca al lupo. Stefano Moro, qua a Ossio, è praticamente casa tua, avrete due vittorie in due anni, è una bellissima gara. Sono molto contento di questa doppietta e va bene. T'ho visto prima della partenza molto concentrato, la pensavi così? Sì, perché visto che eravamo in pochi avevo paura che arrivava una fuga. Dopo è partito Brescennini e Manzoni, sono andato dietro e siamo andati in una decina. Dedica? La dedico a Simone Vezzoli, che guarisca presto, e a tutta la Romania. Siamo usciti su, fin dai primi chilometri, una fuga, e ho subito notato che c'erano buoni corridori, quindi mi sono aggregato e abbiamo preso subito un buon vantaggio e siamo arrivati a giocarci la vittoria in volata, noi in 9. Sapevo che Moro era il più veloce, quindi ho provato ad anticipare, sono partito prima a 200 metri, negli ultimi metri Moro mi ha passato e anche Brescianini stava passando, sono riuscito comunque a far secondo e va bene così, sono soddisfatto della mia gara e spero di fare bene domenica, che c'è la gara di Albano, che è un po' il primo test impegnativo della stagione qua a Bergamo, e spero di essere davanti a lottare a giocarmi la vittoria. Sì, siamo riusciti ad andare in fuga subito dopo il primo giro e abbiamo collaborato tutti e alla fine siamo riusciti ad arrivare in volata. Raccontaci anche gli ultimi 1500 metri, ci sono stati dei tentativi per anticipare lo sprint ristretto oppure? Sì, ci sono stati un po' di tentativi, anche Massimo Fieni ha provato ad andare a scattare, ma siamo riusciti ad andare a riprenderlo e alla fine sono stato a ruota di Manzoni e poi credo di averlo passato sull'arrivo. Ma pensavo all'inizio che di non riuscire a far niente, poi alla fine mi sono trovato in fuga insieme ad altri 8 e siamo andati avanti regolari e poi siamo arrivati fino all'arrivo, l'ultimo chilometro e mezzo ho provato perché sapevo di essere battuto in volata e quindi ho provato, però mi hanno ripreso e alla fine ho fatto sesto del gruppetto in volata, dai. È andata abbastanza bene, anche se questa qua non era la mia gara, e è andata più che bene.
Sì, ho visto il gruppetto davanti che andava via, ho deciso di agganciarmi e abbiamo collaborato un po' e siamo arrivati all'arrivo con un buon distacco. Ma ve l'aspettavate una gara così su un circuito pianeggiante? Sì, eravamo in pochi alla partenza, pensavamo di appunto che andava via la fuga, difatti è andata bene. Federico Di Fazio, uno dei 9 protagonisti della fuga di oggi, raccontaci com'è nata questa sortita. È partita a metà del secondo giro e siamo stati molto uniti e alla fine siamo arrivati. È stata una gara molto tirata, abbiamo avuto anche qualche piccolo litigio perché non tutti tiravano, però alla fine siamo arrivati. Quando avete intuito che si poteva arrivare? Appena siamo partiti è stato un momento dove il gruppo proprio si è fermato totalmente, abbiamo preso 50 metri e là anche io ho avuto l'iniziativa di iniziare a tirare. Elia Pedrali, anche tu tra i 9 dei fuggitivi, è uscita veramente una bella gara. Sì, è uscita una bella gara, siamo riusciti ad andare via al secondo giro in 9. La fuga ha preso un gran bel margine, 1:20, grazie anche alla mia squadra che copriva tutti gli scatti del gruppo. Siamo riusciti ad arrivare all'arrivo, alla fine un buon 7° posto, dai, speriamo di andare avanti bene così. È stata una gara abbastanza combattuta, ho visto subito che c'era gente forte, sono stato dentro. Sono andati via regolari, tutto bene, fino all'ultimo giro, lì c'è stata un po' di indecisione. Poi si sono messi d'accordo Moro della Romanese e Manzoni, non c'è stato niente da fare, gli ultimi chilometri mi hanno comandati loro, insomma. Ma ve l'aspettavate una gara così, visto il percorso? Sinceramente no, mi aspettavo più che altro una volata di gruppo, però è andata bene così.